Uno, due. Allora? Ciao ragazze! Nuovo video, questo sarà un video haul, più piccolo outfit. Ieri sono stata a Brescia, come vi avevo anticipato, e volevo farvi vedere le cose che ho comprato. Ho fatto un outfit di cui sono felicissima. Non so. Ancora lunga? Amore, dai. No, non puoi salire perché ho tutte le applicazioni sui pantaloni. Ci ha visto. Andate. Venite? Andiamo, andiamo. Dai, andate. Andiamo che sono arrivati. Dai. Li ho cacciati fuori perché altrimenti non ne veniamo più a capo. Allora, ho fatto un outfit di cui vado molto fiera per andare ai mercatini, quindi un outfit super, cioè, insomma, in onore dei mercatini vintage. Adesso mi chiamano alla porta i romini, vabbè. Comunque è un outfit, allora, dove indosso delle cose usate, mixata delle cose nuove e mi è piaciuto tantissimo il risultato finale, poi ve lo faccio vedere, anzi ve lo faccio vedere subito. Allora, la borsa è in pelle nera vintage, questa che adoro. È carinissima, c'ha la chiusura così, gioiello dentro, oltre a essere la marca è aspettate, Facucci, bah, c'è scritto Iacucci, non lo so, c'è scritto anche sul coso, è una super vintage, molto bella tra l'altro, che mi piace davvero tantissimo. Questa in pelle è un pochino più vissuta, diciamo, rispetto alle altre che ho, che sembrano quasi ancora più nuove, però cioè che sembrano più nuove di questa, però mi piace veramente tantissimo la chiusura e com'è fatta. L'ho abbinata a questo trench in pelle che ho preso al Mato Grosso. Avevo paura su come abbinarlo perché non avevo. Quando l'ho comprato ho detto: mio Dio, con cosa lo potrò abbinare un trench del genere? Boh. Quando mi è venuto in mente insieme a questo outfit, ho detto vabbè, cioè, top, adesso lo faccio vedere da lontano. È un outfit molto, molto particolare, che io oserei dire quasi, non lo so, potrebbe essere un outfit quasi, no, non da sfilata, perdonatemi il termine sfilata, inteso come non che io sia una modella che sfila o una fantastica modella, però tipo un outfit che si può vedere in passerella perché è un outfit molto particolare. Allora, il trench appunto è in pelle vera nero, l'ho preso al Mato Grosso ed è bellissimo, gli ho dato mi sembra 10 o 12 euro, ora non mi ricordo. La collana è quella che ho preso ad Artoni nel negozettino, molto carina anche abbinata con il nero, ve la faccio subito vedere perché mi avete consigliato anche diversi abbinamenti e l'ho messa su questo Dolce Vita che non è molto vintage perché è di Primark, però è molto comodo, molto caldo. Siccome il cappottino non è tanto pesante, allora ho ovviato con quello. I pantaloni sono quelli della Custo Barcelona, quelli tutti particolari, tutti preziosi, con tutte le applicazioni, fiori, perle, eccetera, eccetera. Li ho voluti abbinare così come avevo immaginato, diciamo. È un pantalone molto particolare, i bottoni sono gioiello, sono molto importanti e viene ripreso anche qui sul fondo. Li ho voluti abbinare con una francesina così nera e le calze coprenti nere. Come l'avevo immaginato, diciamo, con una cosa sobria. Vedete, calza nera, pantalone così che arriva, diciamo, al polpaccio. Francesina, perché secondo me con questo tipo di pantalone ci sta la francesina e non ci stanno stivaletti e stupidate varie. Soprattutto se non siete una cima come me. Il pantalone è questo. Con il cappottino e tutto fa, secondo me, una bella figura. E per finire tocco. Particolarissimo il cappellino, questo qua che ho pagato 1 euro, che ho comprato a Breno al negozio dell'usato. Tinta labbra sui toni nude, questa qua che fa schifo, lo dico già, di Deborah, no, fa schifo, scusate, non voglio essere scurrile però. E il trucco l'ho fatto così sui toni del marrone, ho usato 3 o 4 colori, tra cui anche un oro e un marrone più scuro, un marrone più chiaro, l'ho mixato, eyeliner. Verde vinile e sotto matita borgogna, un trucco molto pesante dal punto di vista degli occhi, perché con questo cappello, con questo, insomma, con questa allure mi piace l'occhio marcato. Non so se a voi piacerà, però vabbè. Questo è l'outfit e mi piace tantissimo. Giudicatemelo voi, però ricordatevi la difficoltà di abbinare un pantalone del genere. Guardate i fiori, sono proprio applicati così. Quindi, secondo me, questa è la maniera.
più sobria, ma restando comunque particolare, perché è inutile sobrizzarli al 100%, perché tanto il pantalone poi spiccherebbe per la sua particolarità. E è giusto che spicchi per la sua particolarità. Però qui ho voluto giocare su: sei più attratto dal cappello, sei più attratto dal pantalone o sei più attratto dalla giacca? Ditemi voi da cosa siete più attratti, perché volevo confondere un po' le idee, perché non volevo troppo avere l'attenzione sul pantalone, perché è veramente molto particolare, ma non volevo che la gente lo notasse solo perché è un pantalone particolare. Volevo che fosse incoronato da un outfit che dici, seppur magari non ti può piacere. Ecco, gli orecchini sono questi che mi sono arrivati da Amazon. Seppur un outfit che magari non ti può piacere, però resti lo stesso meravigliato, questo è l'effetto che volevo dare, perché ovviamente penso che l'80% di voi, credo, non so se ho sparato una cifra giusta, l'80% di voi probabilmente non si vestirebbe mai così per uscire. Io mi sento bene, lo porto, anzi poi chiederò a mia sorella se mi fa qualche outfit, qualche foto outfit un po' più, diciamo, come si dice? Un po' più, come si può dire? Dovrei far vestire mia sorella così, ciao. Sembrerebbe tipo Matrix Reloaded. Delle foto un po' più professionali, se no mi dovrò accontentare. Allora, prima di farvi vedere tutte le cose che ho comprato al mercato, vi faccio vedere le cose che ho comprato da Primark. Sono andata ieri, appunto, ho trovato delle cosine molto interessanti questa volta. E anche in saldo, tante cose in saldo. Quindi vi consiglio Primark e Elnos di farci un giro se vi piacciono queste cose, perché le ho prese ieri, quindi potete trovarla. La prima cosa che faccio vedere di cui vi voglio parlare è il phon della Dyson. Ho preso l'Air Wrap, no, sto scherzando, visto che c'è il nuovo phon di Dyson che costa una fucilata, pure quello che dicono che asciuga i capelli velocissimo, perché io ci impiego tantissimo con qualsiasi phon ad asciugare la mia enorme chioma, seppur corta, perché veramente è tipo un quarto d'ora buono per asciugarli, ma asciugandoli proprio, cercando di asciugarli il più possibile. Mi serviva un phon perché il mio praticamente della Babyliss, non che costi l'ira di Dio, costava 20 euro mi sembra, ha sempre funzionato, è uguale a quello che pagavo 10, non ho notato grosse differenze tra quello che avevo pagato 10 al supermercato No Marca e questo qua della Babyliss, quindi vabbè questo ve lo dico, quello a 20, mi ricordo che ne avevo una volta uno da 60 con gli ioni, con le pastiglie da mettere, che era una minchiata proprio, cioè non comprate queste stupidate, non mi ero trovata per niente bene e oltretutto si è bruciato dopo pochissimo, quindi e avevo pagato 60 euro sotto Natale, mi ricordo, ma anni e anni or sono, non avevo ancora nemmeno il canale secondo me, no. Comunque mi serviva un phon perché continuava a togliersi il beccuccio, tipo io facevo l'asciugatura del capello, becco rivolto verso il basso perché li asciugo così. Mi si continuava a staccare, non stava più attaccato, poi il phon funzionava ancora, però l'ho gettato. Allora, quando sono andata ieri da Primark, li avevo visti già, ho detto dai, testiamolo, perché visto che l'arricciacapelli non è malaccio, quello fine, comunque non è che mi trovi male con le loro cose, questo qua per 11 euro, ho detto io lo provo, lo testo, vediamo com'è. Devo dirvi che per 11 euro fa il suo lavoro benissimo, oggi l'ho provato la prima volta, poi vi saprò dire, i capelli mi sembra che siano venuti bene. Calcolando che li ho asciugati velocissimamente, tra l'altro, perché avevo un po' di fretta, non ho nulla da dire contro questo phon, se non che se vi serve un phon che avete rotto il vostro e volete spendere poco, potete pensare anche di comprarlo. Non vi so dire le caratteristiche, l'ho solo provato e devo dirvi che rispetto al mio della Babyliss avevo un phon normale bianco, molto più leggero, maneggevole. Mi piace molto il design perché io, avendo problemi adesso con l'incidente, spesso e volentieri, siccome devo asciugare i capelli così, tenendo il braccio così e il beccuccio rivolto verso il basso, spesso e volentieri è un disagio asciugarmi i capelli perché mi fanno male le spalle, pesa. Questo mi sono accorta che è molto più leggero. Carino anche il beccuccio, il packaging, diciamo. Ha la parte qua per far uscire l'aria fredda, che mi è capitato asciugandoli, siccome io lo tengo così, mi capitava di premerci sopra e comunque dava anche un getto di aria fresca. E no, niente da dire. 11 euro, bello anche il design comunque. Sono contenta di averlo preso, vediamo quanto dura. Comunque c'è la garanzia 2 anni, tenendo lo scontrino, mi ha detto la commessa alla cassa, quindi può durare tutto quello che volete. Speriamo che il beccuccio resti attaccato perché è una cosa proprio che io trovo odiosa. Quando ti stai asciugando i capelli, tipo, ma veramente è una cosa tipo 20 volte si stacca il beccuccio. E ecco, spero che non succeda. Ok, la sono messo bene. E niente, sono contenta. Quindi se vi serve un phon,
€11 a prezzo pieno, vi comprate questo e siete a posto. Se lo appoggio qua perché non so cosa farne della scatola, senza dover andare a spendere €20 la Babyliss, risparmiate €9 perché comunque più o meno siamo lì. Dopo certo non è il Dyson di €400, ma non lo comprerei mai in fondo perché se mi si brucia mi ammazzo, ok? Che in garanzia, però poi bisogna sempre vedere perché si è bruciato eccetera eccetera. Quindi allora, passando poi al resto dello shopping, ho preso questo maglioncino qua taglia S, mi sembrava già abbastanza abnorme, quindi sono andata sulla taglia S anche perché segnalava 42-44, quindi ho detto va bene, sono una 42, ascoltiamo. Primark, ho preso questo maglioncino Becco d'Oca, mi piaceva il colore così giallo, è un maglioncino oversize e l'ho pagato €6, scontato del 50%, l'ho preso perché era in sconto. Se vi interessa c'erano anche altri colori, tutti a €6, c'era il blu, il blucina che era molto carino, infatti sono un po' pentita di non averlo preso, però cioè, ne avevo già prese di robe, quindi non è che posso portarmi a casa tutto Primark. E soprattutto ero andata dopo aver fatto shopping al mercato, quindi potete capirmi, Vincenzo. E c'era blucina che era molto bello, c'era grigio, poi c'erano altri due colori smorti che non ho guardato. Comunque io l'ho preso di questo giallo Becco d'Oca, che è molto carino. Non so ancora bene come lo utilizzerò. Comunque volevo un maglioncino così fatto bene, questo giallo ocra, da mettere magari con delle gonne. Adesso, perché vedo sempre sui manichini queste enormi gonne, con questi enormi maglioni, però poi sul manichino è forte perché la sistemi come vuoi, ma poi quando ci devi camminare, insomma. Però per €6, boh, mi sembrava carino. Per quello che li uso io, non è che li uso tutti i giorni, mi possono durare anche più stagioni, perché magari lo metto. Cioè, i maglioni li uso abbastanza, ma con Primark, anche questo costo di Primark, mi sono sempre trovata bene lavandoli in lavatrice. Non mi si sono ancora rovinati. Questo l'ho messo su veramente tantissime volte da quando l'ho comprato, ma tipo una ventina di volte, se non di più. Sia questo che quello grigio, che quello rosa che ho, li uso abbastanza. La composizione è. Vediamo che composizione c'ha questo coso. È acrilico e poliestere e spandex. Vabbè, comunque morbidino. Morbidino al tatto, ovvio, non è che potevo pretenderla lana. €6 a prezzo pieno. Mi è piaciuto proprio per il colore e niente, spero. Tra l'altro dentro anche dei filamenti sul bianco, quindi guardate che bello il colore così. Vabbè. Vedremo come abbinarlo con degli stivaloni. Non lo so, anche un outfit sotto Natale. Carina come idea. Poi, mi sono innamorata di questa cintura, questa però era a prezzo pieno, però tanto non siamo in fase di saldi, quindi cioè, posso veramente guardarmi anche le mie cose a prezzo pieno da Primark, poi costa tutto talmente poco che insomma non è un problema comprare le cose a prezzo pieno. €5 mi è costato, ho preso la S e quando ho visto il pitonato più gli anellini, questi due anelli qua, ho pensato subito a Stradivarius, ho pensato subito che questa qui da Stradivarius sarebbe costata €10 come quella che ho rossa del resto. Se non di più, no, vabbè, è abbastanza piccola e fine, però allora l'ho voluta prendere per €5. C'è i due anellini e poi c'è la cintura così tutta pitonata. Questa è molto carina, ho preso la S perché mi sembrava che andasse, in base anche a dove sia che la metto qua, sia, no, se la metto un po' più a vita alta, a pelo, sì, mi sta, ok. Quindi o a vita alta o nel pantalone ci sta comunque abbastanza bene. E questa mi piaceva così pitonata, ho in mente di indossarla presto. Molto molto bella, visto che ho preso anche la borsa pitonata, non insieme ovviamente, però sono attratta tantissimo dal pitonato, soprattutto questo pitonato qua. Mi piacciono tutti i pitonati, salvo quelli full color, tipo colori stravaganti, però sia quello sul bianco, bianco e nero, che quello sul marrone mi piacciono particolarmente. La borsina che ho preso, quella di €5, invece è più sullo scuro, però sono tutti bellissimi. Prima parte io direi di terminarla qui.